La scienza coatta, non so chi la conosce, chi la segue su Facebook soprattutto. Per chi non lo sapesse, invece, è una pagina, ma soprattutto un progetto di divulgazione scientifica attraverso, ovviamente, quindi la coattanza, togliere un po' quell'alone di mistero, di seriosità dalla scienza e dagli scienziati e dalle loro scoperte. Si parla di scienza in romanesco. Il principio di base è che cosa spinge gli scienziati a fare delle scoperte, andare a ricercare, che ne so, la microparticella, è la prepotenza più che la curiosità scientifica. E poi gli scienziati appunto sono quelli che imprecano, quelli che gridano anche di gioia, quelli che appunto se la battono, quelli che rubano le idee, quindi sono degli esseri umani come noi e sono parecchio coatti, cioè se la comandano praticamente, come si dice. Andiamo subito dentro la situa. Andiamo. Il 19 febbraio del 1473 cominciava a ruotare nel sistema solare Nicolai Karaoke Copernic, per l'amici Copernico. Sto punto fermo de coattanza astronomica polacca t'ha sfanculato, era pure ora, il geocentrismo. Che qua la teoria che dice che la Terra stava al centro del mondo. E chi te credi di essere? Voi sta un po' al posto tuo. I preti inquisitori si arsano tutti in piedi. Non gli è nato giù il libro del Gali. Non ce vanno sta che il sole sta al centro del villaggio e non la Terra. Si arsa pure il Gali, con tutto il metro e mezzo di barba made in pigneto. Sguardo da coppa in faccia, di fronte a una curva sud attonita. Pronuncia il suo celeberrimo abbozzo. Secondo te perché si chiamano telescopi? Tanta roba veramente. E quindi sentiamo due notizie due sul Sir Edwin Redshift Hubble. Il 20 di novembre del 1889 nasceva Edwin Powell Hubble. È il primo che spizzò che stelle stavano a scappare. Stamericano del Virginia era una mezza spada in tutto, che infatti per capire che la strada sua era nei stelle, ci mise una cifra, Era uno dei guidi più atletici dei film americani, che sbiellano come dei trebbiatrici. Giocava una squadra di baseball, di basketball, di football, correva nei gare d'atletica, che alla fine, Abel, e placate un attimo pure te, no? E fermate un secondo, no? Che poi sì, non si dovrebbero fare preferenze di coattanza, ma no. Diciamo che il baffone c'aveva. Sì, che non è quel baffone che pensate voi, un altro no, baffone. È un altro tipo di baffone. Lasciamo stare, poi vabbè. Veniamo alla donna della situazione. Il 12 giugno del 1922 te iniziava a brillare de luce propria Margherita Hack. Un'astrofisica con le borse ipergiganti rosse e divulgatrice scientifica de noantri. Mentre che te studiava, se teneva in forma, col sarto lungo, a pallacanestro, e quando non gli dava giù a pedalare per prepararsi la cimona, te ritrovavi caruccetta, fagattara, con i suoi miau miau, zeta, tauri, eta bo, zeta r, omega tau, 55 sign. Se laureò con una tesi su Ecefeidi. Andiamo vicini al baffone, eccoci. Andiamo dalle parti su. Senti come si alza già quasi il coro grande Yuri grande. Dai e tutti. Voi non ci crederete, ma speriamo che mi bastano l'esercizio di nonna, è tratto da una storia vera. Cioè può sembrare una buttata della scienza coatta, e invece no. E Gagarin era più coatto di noi. Le esercizie se le portate veramente nello spazio. A parte che lì certo ti prende il buco lo stomaco, va a cercare anche babbaro là, cioè, nel senso non è che è facile, cioè, non so se hanno aperto lì, però due astronomi del California Institute of Technology, Constantin Badakin e Mike Brown, pare che t'hanno scoperto proprio che un altro pianeta. Che infatti ci stanno delle orbite di un paro dei corpi del sistema solare che gravitano nel grande raccordo di Kuiper, che possono essere spiegate col fatto che ci sta un nono pianeta bello ciccio che gli sta a far sentire la presenza.
che no, non è Plutone, che uno è piccoletto e due ne manca un pianeta, Porello, perché per essere un pianeta, no, tocca uno che orbita intorno a una stella, due che non sei una stella, tre che c'hai una forma tipo palla, quattro che c'hai una dominanza gravitazionale, ovvero che gli altri corpi più piccoletti o se levano dal cazzo quando passi o te si mettono a girarti intorno. Cinque che sei da Roma. E il Plutone, pure se c'ha l'abbonamento in curva, purtroppo non c'ha la dominanza che invece sto pianeta 9 ci dovrebbe avere. Nel frattempo ho cambiato immagine e addirittura non solo le persone ma anche i robot hanno una coattanza dentro. Perché? Quei capoccioni della NASA dicono che hanno trovato H2O a stato liquido sul pianeta borscevico e traditore. Curiosity, ci è rimasta un po' di merda che n'era vinello buono, ma mo se sta già chitta la tavola da surf. Sì, eccoci. Era breve e sintetico. E mo' come li chiamiamo? Sette pianeti, cucina abitabile, salotto luminoso, zona periferica ma ben collegata, lavori metro C in corso. Tecno NASA. Io qua non c'ho da leggere niente perché era lo stesso. Quindi. Oh, per esempio uno dice, nell'alto della sua finezza, ah, per me sto cazzo potrebbe essere vincente. Mi sembra il nome giusto. Già mi immagino le domande tipo a scuola, ma da dove vieni, scusa? Da sto cazzo! Questa è gente che ha studiato. Lo sai che abbiamo scoperto? Sto cazzo, cioè, esatto. Non sai come sono bello. Cioè, fila proprio, effettivamente. O sbarco più cotto dalla storia. Perché, si sa, abituati a Fregene, loro... Piccolo passo per l'uomo, ma un grande cosa del capitano e tanta roba veramente, ragazzi. Grande per l'applauso per veramente per questa cosa. Alle 2:56 del 20 luglio del 1969 la coattanza umana metteva ufficialmente piede sulla Luna. Gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin scesero sul suolo lunare a bordo del modulo Eagle, mentre Michael Collins rimase sul Columbia a farsi in sudoku. Dopo aver dato due spicci al parcheggiatore abusivo, Armstrong e Aldrin cominciarono l'esplorazione del satellite, raccogliendo circa 22 kg di materiale. Se fecero una cifra dei surfi. Poi, visto che sua luna a fregna scarseggiava, se ne tornarono a far birbiccio, a far panico. Matti. Scusate, avevo da ridere pure a me. Non ci dovevo venire. Chi cazzo mi ha fatto fa? Dovevo andare a Pinzolo a vedermi il ritiro da Roma. Stanno c'è stava pure già Christian, che è appena tornato dai mondiali. Poi il gruppo dei tedeschi che sono arrivati imbriachi, fracichi, arcechin, hanno lasciati a terra. E hanno fatto bene, mica no. Ma che te credi di venire a fare Oktoberfest a una navicella mia? Stai fuori, stai io. Ci hanno detto dei staboni che ci spiegano tutto come funziona, soprattutto col fatto della gravità microscopica. Ma però, nonostante tutto, un po' d'emozione la sento. Tipo, mezzo qua sensazione nello stomaco di quando Cristian, il pupetto, sta per tirare un rigore, no? Che mezzo devi è da chiudere gli occhi, mezzo non ti importa se o segna o no, basta che ha già tirato, che lo sai come i da finì. Sto agitato. Sarà stato tutto il pippotto che mi ha fatto astronauta russo sulle procedure d'emergenza. Tutta quella storia che quando stai fuori da navetta un po' grida. Perché... E invece sto per farmi la prima crociera interspaziale con Gagarin che mi dice di sta muto. Mannaggia a me. Non ci dovevo venire. Adunata principale. Tutti nella sala principale della navicella, col vetro sotto i piedi che si vede a terra, tutta tonda, tutta piena d'acqua, una palla blu. Ci hanno radunato. Bravo. Grazie. Sì, un grande applauso a Ano.